che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi la nostra debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debiti. No, perché viene Alessandro. Allora, fermi qui, la panda magari si vuole. Nell'attesa che viene. Thank you.
Questo è un momento importantissimo per me, perché sono con voi. Sono con voi il giorno che non solo che abbiamo riaperto la Chiesa, ma il Signore ha anche voluto che fosse il giorno dell'anniversario del mio sacerdozio. Quindi il Signore ha voluto. La mia ordinazione, il Signore ha voluto questo e sono veramente grato al Signore e a tutti voi di essere presenti. Grazie Eccellenza per farci sempre da padre e guidarci come padre, come pastore buono che guida il suo gregge. Grazie ancora e buona celebrazione a tutti. Io sono molto contento e avrò una bellissima esperienza che siamo chiamati a vivere insieme in questa giornata, in questa domenica, per poter ringraziare il Signore e riaffidarci ancora alla manovra per proseguire nel nostro cammino. Con questi sentimenti di gioia e gratitudine vi invito a presentarci davanti al Signore e chiedere perdono. Grazie.
risultare sulla terra la tua clemenza e di compiutare la tua gloria nel cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive regna con te, per l'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: obbedirai alla voce del Signore, tuo Dio, osservando i suoi comandi e i suoi decreti, scritti in questo libro della legge, e ti convertirai al Signore, tuo Dio, con tutto il cuore e con tutta l'anima. Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te, né troppo lontano da te. Non è nel cielo, perché tu dica: chi salirà per noi in cielo per prendercelo e farcelo udire affinché possiamo eseguirlo? Non è di là dal mare, perché tu dica: chi attraverserà per noi il mare per prendercelo e farcelo udire affinché possiamo eseguirlo? Anzi, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. Parola di Dio. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Più preziosi dell'oro, di molto oro fino, i più dolci del miele e di un favo stillante. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Cristo Gesù è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in Lui furono create tutte le cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati e potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in Lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. Egli è principio, primogenito di tutti quelli che risorgono dai morti, perché sia Lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in Lui tutta la pienezza e che per mezzo di Lui e in vista di Lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia.
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Tu hai parole di vita eterna. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Costui rispose: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente, con tutto il cuore il prossimo tuo come te stesso. Gli disse: hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quello, volendo giustificarsi, disse Gesù: e chi è mio prossimo? Gesù riprese: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percorsero a sangue e se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite versandovi olio e vino, poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore, dicendo: abbi cura di lui. Ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno. Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: chi ha avuto compassione di lui. Gli disse Gesù: va e anche tu fa così. Parola del Signore. Queste pagine della scrittura proviene che sono stato molto contento perché commentare con voi e per voi la famosa parabola del buon samaritano nel giorno in cui si riapre una chiesa è davvero un momento importante per la vostra parrocchia ma anche per tutta la chiesa. Ecco, adesso non vorrei esaltarvi troppo ma insomma pensiamo a tutta la Chiesa, perché la parabola del Samaritano è molto bella, però vi posso dire che negli ultimi tempi è stata interpretata in maniera riduttiva. E siccome oggi riapriamo una nuova Chiesa, una Chiesa che ritorna nel suo splendore, nella sua realtà come in passato, è un grande invito per tutti voi. Ma noi viviamo veramente la parabola del buon samaritano, oppure anche noi la interpretiamo secondo i nostri desideri? Per una parrocchia vivere la parabola del buon samaritano è davvero importante per il futuro e questo è anche l'importanza che ha oggi per tutta la vostra realtà cittadina, anche per tutta terra, ripartire con la Chiesa messa nella condizione di poter tornare al suo ruolo di culto, ma soprattutto punto di riferimento per tutta la comunità parrocchiale. Allora, io vorrei soltanto dirvi questo. Quanti sono i buoni samaritani di cui parla Gesù? Sono 3.
Ecco, vorrei fermare la vostra attenzione su questi tre buoni samaritani, perché noi ne scegliamo solo qualcuno. Allora, siccome oggi riparte la vita della vostra comunità parrocchiale, vorrei davvero lasciare a voi un invito che a Forcella si cominci a parlare sempre di più che i buoni samaritani sono tre e non uno. E quali sono i buoni samaritani? Allora, abbiamo ascoltato la parabola. C'è il buon samaritano che prende il paziente per terra. E questo è il buon samaritano. Se tu trovi un paziente per terra, una persona che è ammalata, che sta a terra, cosa fai? Lo lasci per strada, lo prendi e ti stai vicino. Ma c'è un secondo buon samaritano. Chi è? È l'albergatore. Se non c'era l'albergo, dove lo portava il paziente? Ci avete mai pensato? L'albergatore è buon samaritano o no? È buon samaritano pure lui, perché nella vita l'albergatore poteva fare altro, si è creato un albergo, un ospedale, potremmo dire, è buon samaritano o no? E poi abbiamo ascoltato che il buon samaritano, in vita, torna a pagare. Chi paga? È un buon samaritano oppure no? Ecco, io vi confesso, pensando a questa parabola, pensando a questa coincidente situazione, coincidenza di questa mattina, voi davvero dobbiamo pregare tutti insieme. La vostra parrocchia deve imparare sempre di più a convivere questi tre buoni samaritani. Cioè, ci auguriamo che non ci sia mai nessuno che sia abbandonato per terra, che sia in difficoltà per terra, ma dobbiamo favorire, promuovere altre forme di buoni samaritani. Sarebbe bello se nella vostra parrocchia ci siano sempre di più operatori sanitari che si impegnano a creare e a far funzionare bene gli ospedali. E poi che ci sia anche una organizzazione non solo di volontariato, ma anche istituzionali, qui abbiamo istituzioni presenti, che si preoccupano poi di garantire che gli ospedali funzionano, perché se poi nessuno paga, l'ospedale non può funzionare. Ecco, la parrocchia, cari amici, deve essere il luogo dove i problemi vengono accolti e poi, per quanto è possibile, cercare di pensare, di capire come risolverli. La Chiesa è fatta per questo, la Chiesa esiste per questo. Non esiste, certo, siamo qui questa mattina, siamo qui a pregare, è molto bello, abbiamo la Madonna, va tutto bene, facciamo qualche opera caritativa, va tutto bene, ma noi dobbiamo aiutarci e aiutare i nostri ragazzi, i nostri giovani, a saper guardare avanti. Perché il mondo va male? Non so se avete ascoltato in questi giorni i telegiornali, io veramente qualche momento chiudo perché le notizie negative sono così drammatiche che veramente lascia perpreso. Noi siamo qui questa mattina, ci poniamo il problema, ma noi siamo qui a perdere tempo, non sapendo dove andare oggi, stiamo qui a Forcella a inaugurare la riapertura di una chiesa. Oppure ciò che stiamo vivendo è importante per il futuro non solo di Forcella, ma anche nel mondo intero, anche per i fratelli e sorelle che sono fuori da Forcella, che sono a Teramo, in Italia, in Europa, nel mondo intero, perché oggi non possiamo vivere in maniera isolata. Ecco, io vorrei davvero che la vostra parrocchia, grazie a questo dono che il Signore vi ha fatto, grazie anche a coloro che l'hanno reso possibile, sia un invito per tutti. Ma perché andiamo in parrocchia? Per capire di più i problemi e cercare di risolverli. È un po' difficile? Altrimenti abbiamo incontrato il Signore a messa oggi, abbiamo una chiesa che storicamente ci ricorda il cammino di tanti fratelli e sorelle che hanno vissuto l'esperienza della fede. Oggi incontreremo di nuovo il Signore, ci riaffideremo ancora di nuovo alla Madonna, ma dobbiamo essere una comunità dove, se troviamo qualcuno che è in difficoltà,
non siamo felici perché in difficoltà. Non vogliamo lasciarlo in difficoltà, ma vogliamo tutti insieme, nelle potenzialità che abbiamo, nelle possibilità che abbiamo, però dobbiamo avere fiducia che anche a Forcella si può fare qualcosa di più. Voi immaginate se in tutte le parrocchie, dopo aver letto la parabola del buon samaritano, tutti a seconda delle proprie potenzialità, capacità, diventino tutti buoni samaritani, cioè tutti che si preoccupano del futuro dei propri fratelli e sorelle e della propria comunità. Non cambierebbe il mondo se invece di pensare solo a noi stessi, se invece di sono andati a messa, ho celebrato la messa per noi sacerdoti, ho partecipato, ho fatto un'opera caritativa e poi nel mio lavoro quotidiano cosa faccio? Come mi comporto? Sono buon samaritano? I miei amici domani, quando vado al lavoro, si accorgono che io sono andato a messa oppure no? O è la stessa cosa? Se è la stessa cosa, te la perdere tempo. Ecco, il Signore oggi ci affida questa parabola del buon samaritano. E ma soprattutto nella prima lettura mi ha molto colpito e vorrei davvero consegnare anche a voi. Questa parola è nel tuo cuore. Noi, quando pensiamo alla carità, pensiamo sempre a qualcosa che ci viene imposto dall'esterno. Dice che devo fare carità. Ogni tanto mi ricorda, qualcuno mi ricorda, che devo essere buon samaritano. No! Abbiamo ascoltato dalle parole della prima lettura la parola, l'invito, l'incoraggiamento è nel tuo cuore. Se tu ti fermi un momento, hai incontrato il Signore, ti accorgerai che il desiderio di essere buon samaritano è dentro di te. Dice, ma allora il sabato sera non posso bivaccare, mi scuso per i ragazzi qui presenti, non posso bivaccare fino alle 2 del mattino. No, non puoi bivaccare. Se hai una nonna, se hai un parente, hai qualcuno che ha bisogno di te, non è che sei obbligato a bivaccare il sabato sera. Se il lunedì mattina devi andare a scuola e devi essere sveglio, la domenica sera si va a letto in orario. Nessuno ci obbliga di stare la notte fino alle 2 del mattino, nessuno ce l'obbliga. Ecco, scopriamo che questo desiderio che il Signore ci affida, essere buoni samaritani, è nel nostro cuore, è dentro di noi. Vedrete che la vita, cari ragazzi, cari amici, cambia completamente, perché poi, quando si ha una certa età, penso un po' alcuni di noi, uno fa una verifica, ma che cosa ho fatto della mia vita? A cosa è servita la mia vita? Chi ho fatto crescere? Chi ho portato avanti? Chi ho servito perché davvero potessero vivere pienamente la propria vita? Ecco allora l'auguro che faccio alla vostra parrocchia, che la riapertura di questa bellissima chiesa sia un invito, perché tutti nel proprio ambito, nelle proprie competenze, dove vivono, siamo tutti insieme buoni samaritani. Cambierà Forcella, cambierà Teramo, l'Italia, l'Europa, il mondo intero. Se non ci saranno buoni samaritani, sarà davvero difficile creare un futuro migliore per tutta l'umanità. Anche oggi la parola di Dio si è fatta vicino. Ora Dio, la sua prossimità, ascolta la nostra preghiera. Preghiamo, diciamo, Signore e ti salutisci. Per la Chiesa, perché sappia testimoniare con le parole e i gesti la vicinanza di Dio agli uomini e alle donne, di ogni condizione, soprattutto ai più profeti. Preghiamo. Per quanti amministrano la nostra città e i nostri paesi, perché siano solleciti nel riconoscere e nel prendersi cura dei poveri, degli emarginati e dei sofferenti. Preghiamo.
rimangono chiusi nell'indifferenza, perché la parola di Dio, vicina ed efficace, trasformi il loro cuore di pietra in un cuore di carne, misericordioso e compassionevole. Preghiamo. Per tutti noi, perché la celebrazione di questa Eucaristia ci renda capaci di adorare Dio nei gesti concreti della vita di ogni giorno. Preghiamo. Padre buono, ti ringraziamo per tutti coloro che nella nostra comunità sono misericordiosi. Ascolta la nostra supplica e rendici immagine di Cristo, buon samaritano, e vigliarella nei secoli del secolo. Amen. Vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accetta, o Signore, i doni del tuo popolo e per l'intercessione della Vergine Maria fa che ci mostriamo misericordiosi verso i fratelli per ottenere la tua clemenza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In atto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Renderti grazie e innalzare a te, Padre Santo, il nostro cantico di lode. Nell'eterno consiglio del tuo amore ci hai dato nella Beata Vergine Maria, la Regina clemente, esperta della tua benevolenza, che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a lei. La Madre di Misericordia sempre attenta alle invocazioni dei figli, perché ottengano la tua indulgenza e la remissione dei peccati.
la dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio, perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. Permetto di lui sia lieto con gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. A loro canto concedi, o Signore, che si uniscono le nostre umili voci nell'inno di lode. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e gli disse: prendete e mangiateli tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane, la vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare nella tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Lorenzo qui presente, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i nostri defunti, in particolare oggi di Osvaldo, ammettilo alla luce del tuo volto. Dini tutti, abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Martino, nostro fortissimo protettore,
San Gabriele della Dolorata, San Giovanni Paolo II, il Beato Giovanni d'Unscoto, il Beato Carlo Acutis e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore formata sul divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, Signore, da tutti i mali, concedi la pazza ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si copra la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che i tuoi apostoli vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. E gloria, unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivremo nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Con un semplice sguardo datevi un segno di pace. Thank you.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. La majestad.
per il discorso finale, me li sono scritti, ma so già che dimenticherò qualcuno, quindi abbiate pietà. Grazie ancora a tutti i presenti. Credo sia giusto dire due parole sul perché siamo qua. Che cosa significa oggi la riapertura di una chiesa? La riapertura significa ripartenza, rifare, ripartire. Significa acquistare un altro pezzo di territorio che terremoto, Covid, tutto quello che, non dico la nostra, ma sti ragazzi hanno vissuto. Lo dico anche, visto che ci sono anche delle colleghe, segnare sotto il Covid è stata tosta. Ridare ai giovani i loro spazi. La Chiesa è uno di queste, è uno di quegli spazi. Ridare alla cultura il suo spazio. Negli articoli che usciranno da domani vedrete anche una piccola cronostoria. Siamo in una chiesa antichistica, ma con delle pale straordinarie che abbiamo cercato di recuperare. Abbiamo ringraziato il Signore, Eucaristia, Eucaris, rendimento di grazia significa. Non so se c'è qualche docente di greco anche. Quindi grazie al Signore, grazie a Sua Eccellenza per essere presente, a cui desidero che facciate il primo applauso. Perché vedete, qui mi conoscono tutti e a me le cose piace dirle come le ho vissute. Se non fosse stato per colui che non mi è solo vescovo ma mi è padre, la chiesa non l'avremmo riaperta. In prima persona si è impegnato a coordinare tutti i soggetti che adesso andiamo a ringraziare, ma davvero, perché incontrandomi durante questa settimana tutti, grazie donne, io dicevo no, grazie a Dio e grazie al Vescovo, perché grazie alle autorità civili presenti, il sindaco in quella nota scriveva collaborazione tra enti, molto vero. Abbiamo qui, il sindaco ne è potuto venire perché ha un matrimonio, abbiamo qui l'assessor Verna e Melarangelo, che è il presidente del Consiglio Comunale. Quindi grazie per la vostra presenza e collaborazione. Grazie alla Proloco e in particolare a quello che è un caro amico, fategli un applauso, a Daniele Di Battista, grazie per tutto quello che fai sempre per noi, grazie di cuore, grazie. È un uomo che lavora nel silenzio, fa veramente tantissimo, organizza tante cose e non è solo quello che organizza, è quello che ci mette la schiena. Con la stampella ci ha aiutato a fare le cose. Sapete, recentemente si è operato, è venuto con la stampella a lavorare. Grazie al Consiglio Parrocchiale Affari Economici, che ha collaborato perché questa chiesa... Ecco, questa forse è una nota che da qualche parte non ho visto scritta. Questa chiesa è stata riaperta con i soldi dei paesani. Quindi fatevi un applauso a voi stessi. Perché sono le persone che hanno raccolto i soldi perché hanno voluto la Chiesa, l'hanno voluta. E chiaramente
ovviamente insieme al Consiglio Parrocchiale Economico, a tutto il Paese, grazie a tutti coloro che hanno contribuito, a chi ha preparato il rinfresco, ai fiori, alla banda, a questo meraviglioso coro. Grazie. Poi chi ha collaborato, che ci ha messo anche la schiena, quello che è un caro amico, mi viene strano del dire ditta poeta, perché per me è il caro Gianni, il nostro Gianni, grazie, grazie, che è qui con la famiglia, con gli altri parenti, con Carlo, Anna Chiara, Massimo, grazie di cuore. Abbiamo anche altri soggetti che ci hanno aiutato in prima persona. Poco fa ho visto il caro amico Giuliano, eccolo, il dottor Marrone, ecco, avevo i posti riservati, che si sono un po' sparsi, grazie. Per chi non lo conoscesse, vabbè, ma tanto tutto il conto da te ci abbiamo, è il direttore della banca che veramente anche la domenica sera risponde al telefono, è una banca aperta 365 giorni all'anno, H24. Grazie di cuore. Grazie. Grazie a un altro carissimo amico che è qui presente e sa che la mia stima e il mio affetto è unico. Grazie per essere qua, al rettore dell'Università di Teramo, il caro Dino Mastrocola, grazie. Grazie, una luce per la nostra gioventù, il rettore dell'università, qui abbiamo un sacco di giovani universitari che sono figli tuoi, grazie di cuore. Abbiamo il presidente del CSI, il caro amico Angelo De Marcellis, grazie di essere presente. Abbiamo il caro amico Andrea Cingoli, un carissimo amico, un fratello, io per telefono non lo chiamo Danilo, io lo chiamo fratello, grazie per tutto il materiale, tutto quello che ci hai dato, grazie a Danilo di Sabatino, grazie. Un uomo generoso, chi ha voluto capire ha capito, un uomo generoso. Grazie alla presenza di Filippo Lucci, Consorzio.Europa, è qua da qualche parte, e mi si permetta di fare due nomi, però di salutare altre due persone che ci hanno messo la schiena lavorando anche di notte. Grazie di cuore al caro amico Alessandro Di Bernardino e Andrea Di Berardo. Grazie di cuore. Qui abbiamo anche le figlie nel coro, famiglie sempre presenti, eccellente, sempre presenti. Grazie a Teramo Web per la ripresa, al caro amico Giuseppe che è qui, che ci sta riflettendo. E la collaborazione tra tutte le parti, prima dicevo chiaramente, quando ringraziate il Vescovo ringraziamo tutta la Curia, l'ingegner Masci che non è potuto essere presente, da qualche parte credo ci sia l'architetto Baldassarre e l'ingegner Gelardini che è là sotto in fondo, ti avevo riservato il posto ma gli ultimi saranno i primi, quindi presenti abbiamo l'ex presidente dell'ente parco, abbiamo l'avvocato Navarra, Tommaso Navarra e tanti altri amici, la scuola presente, seduta giustamente accanto all'università, accanto al caro professor Mastrocola, abbiamo, scusate se sbaglio perché la preside non è potuta essere presente, abbiamo Rosalba Di Marcello, Visciotti Loredana e Sonia Costantini, grazie professoresse. In questi paesi le professoresse sono importantissime.
visita, perché tutti i ragazzi praticamente della zona, quindi passano da loro, e quindi... Allora, grazie al Signore, grazie a tutti, grazie insieme alla ditta Marini, che per la pulizia, che sia una ditta che si occupa della pulizia, fategli un grande applauso, che ha fatto un miracolo. Io spero di non aver dimenticato nessuno. E che dire, abbiamo restituito un pezzo di bene comune. Chi ha sentito la mia ultima intervista, recentemente una televisione mi ha intervistato e mi ha fatto una domanda un po' politica. Io ho detto solo una cosa, non è mai una questione di destra o di sinistra, è sempre una questione di attenzione al bene comune. L'enciclica di Papa Francesco, la casa comune, questo mondo è una casa che abbiamo in comune, è un bene che dobbiamo preservare. La Chiesa è uno di queste, il territorio è un bene che è di tutti e di ciascuno. Questa è la dottrina sociale della Chiesa, quindi... Grazie di vero cuore. Ora ci sarà un rinfresco qui in piazza dove siete invitati, stappiamo una bottiglia anche perché è il mio anniversario, quindi sono contento di festeggiarlo con voi. Grazie ancora. Prepariamo a ricevere la benedizione del Signore. Anch'io mi unisco ai ringraziamenti di Don Eugenio. Mi permetto solo di ricordare, dopo aver ascoltato il brano del Vangelo, la parola di Dio, ecco perché veniamo a Messa: per vedere meglio, capire di più e impegnarsi sempre. Ecco, non voglio rovinarvi le vacanze, ma vorrei davvero che tutte le volte che venite a Messa, entrate in questa Chiesa, il Signore vi chiede e vi dona una capacità di vedere, di capire e di impegnarsi. Il mondo ha bisogno, non solo Forcella, non siate un po' egoisti solo per voi, il mondo ha bisogno di queste persone che vedono, capiscono e si impegnano. Ecco l'augurio che faccio a tutti voi, perché insieme con le autorità qui presenti possiate davvero essere un segno di speranza per tutti. Grazie ancora, auguri per questa bellissima esperienza, e vi invito a inchinare il capo per la benedizione. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, per intercessione di Maria, Madre della Misericordia, scenda su di voi, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La celebrazione è finita, andate in pace. Amen. E buona domenica a tutti.